Eccoci qua con una nuova diretta, ben arrivati. Ma quante ne dicono? Argomento caduta dei capelli. Quante ne dicono? Tagliati i capelli corti così si rinforza. Non lavarteli troppo spesso, se no ti cadono. Non piastrarli perché se no con la piastra ti cadono i capelli. Il gel fa cadere i capelli. Siccome mia mamma o mio papà sono calvi, allora anch'io per forza di cose sono destinato a perdere o destinata a perdere i capelli. Faccio un bel ciclo di cure una volta all'anno, due volte all'anno, stagionale, e io sono a posto. Perdere fino a 100 capelli al giorno è una cosa normalissima, non bisogna preoccuparsi. Solo il pavimento ferma la caduta dei capelli, chi non lo sa, solo il pavimento. Mi presento per tutti quelli che ancora non mi conoscono. Io sono Paolo e 25 anni fa più o meno, insieme alla mia socia, in realtà sono un po' di più ormai, però vabbè. 25 anni fa più o meno, insieme alla mia socia Rosy, abbiamo fondato la Revolution. Cos'è la Revolution? La Revolution è un salone di parrucchieri che lavoriamo pochettino diversamente dagli altri. Sono anni che abbiamo capito che se vogliamo darvi i capelli dei vostri sogni, quelli che noi chiamiamo i famosi capelli wow, non c'è niente di semplice e non c'è niente di veloce. 5 step ben definiti, la consulenza, una cute sana che generi un capello sano, per cui l'argomento di stasera, siamo in quel mondo, cioè la caduta e tutto il resto. Analizzeremo bene insieme. Un capello che non venga rovinato da trattamenti chimici troppo aggressivi e similari. Un taglio che crei un look alla persona. E infine, ultimo ma non per ultimo, un colore che faccia sempre, che sia sempre un complimento al taglio. Questi 5 step, nel momento in cui si legano, ti dà la possibilità di avere anche te i famosi capelli wow. Oltre al nostro salone, qualche anno fa abbiamo scritto anche un bel libro, Revolution Way, che è quello che ho in mano, facevo ballare, perché io amo gesticolare, e anche il libro, ovviamente. Qua ci sono scritte parte di quello che ti spiegherò stasera e tante, tante altre informazioni che riguardano il mondo dell'hairstyle. Ma andiamo bomba sull'argomento di stasera. Analizziamo punto per punto tutte queste dicerie, tutte queste cose che si raccontano nel mondo dei capelli. Tagliati i capelli corti così si rinforzano. Sì? Se li hai bruciati, per esempio, con decolorazioni, stirature, chi più ne ha più ne metta, effettivamente il taglio può diventare l'unica soluzione. Oppure se te li hanno tagliati con qualche attrezzo infernale, tipo le forbici con i denti, le famose spuntitrici o lo stinzino, il rasoio, in quel caso l'unica soluzione effettivamente è il taglio per rinforzarli, ma non fermi la caduta dei capelli, puoi rasarti anche a zero e se perdi i capelli, metto giù questo, continuerai inevitabilmente a perderli, per cui non è vero che il taglio, tagliarli corti, può preservare di più la vita del tuo capello. Prima bugia mega galattica. Non lavarli spesso. Non lavarli spesso. Perché non lavarli spesso? Chiaro che se mi usi dei prodotti aggressivi, meno toccano la tua pelle, la tua cute, i tuoi capelli, meglio è. Ma oggi si trovano con facilità prodotti, cioè con un po' più di facilità, prodotti che non creano aggressione alla cute e ai capelli. E l'ideale, ogni quanto andrebbe lavata la cute, tutti i giorni, la faccia, ogni quanto te la lavi. Ti faccio una domanda, ogni quanto ti lavi la faccia? Questa è pelle, per cui i capelli, la cute andrebbe lavata tutti i giorni. Non piastrarli perché cadono. Quante volte di sentire questa frase, diglielo a mia figlia che si continua a piastrare i capelli e poi le cadranno tutti. La piastra non fa cadere i capelli, la piastra
l'ergastolo al limite ti rovina lo stelo, ma non ti causa la caduta dei capelli. Altro mito da sfatare. Il gel fa cadere i capelli? Sì o no? Risposta: se il gel in questione è pieno di siliconi e tu già hai una propensione al diradamento, mi tocco qua perché io sono diradato in questa zona, per cui se tu sei propenso al diradamento, il gel, se contiene siliconi e altri ingredienti che arrivano a soffocare il follicolo, può contribuire a peggiorare la situazione, ma non sarà mai la causa della caduta dei capelli. Non perdi i capelli perché ti metti il gel. Ci sono persone che usano da anni e hanno la fortuna di avere tutti i loro capelli, per cui non è il gel la causale della caduta dei capelli. Siccome mamma o papà o nonna o nonno, mia sorella, mio fratello è diradato, allora per forza di cose mi devo rassegnare, devo diventare anch'io calvo. Non è vero, non è vero, perché numero uno non è detto che si ereditino i, come dire, la sovrapproduzione di DHT, di tossine, che è la vera causa della caduta dei capelli. Se tu non erediti questa, diciamo, questa particolarità, assolutamente non è per niente scontato. E poi un'altra cosa, un po' di anni fa non si sapeva, oggi si sa perché cadono i capelli, e se si fanno le cose fatte bene è possibile fermare tutto senza nessunissimo problema. Mi faccio due cicli di cure all'anno con le fialettine perché così, ecco, questa è un'altra panzana mega che spesso e volentieri purtroppo viene raccontata da qualche, tra molte virgolette, pseudo, molto pseudo professionista. Tutte bugie, tutte frottole, le cure per i capelli funzionano nel momento in cui sono costanti, diversamente sono solo prese in giro e servono a portarti via tutti i tuoi soldini, basta, nient'altro, non hanno altro scopo. Oppure qualcuno che non sa cosa dire, che opera in questo settore, allora ti racconta, sì, fai un ciclo all'anno o due cicli all'anno. Ma di cosa stiamo parlando? I problemi della caduta sono facili da risolvere nel momento in cui si hanno determinate conoscenze, ma sono complicati e durano non a intermittenza, ma purtroppo durano sempre. Fino a 100 capelli al giorno tu puoi stare tranquillo. Sei tranquillo che nel giro di un po' di anni non hai più capelli. Nel senso, tanti, addirittura io ho trovato dei libri di testo del mio settore che spiegavano questa regola, fino a 80-100 capelli al giorno, tranquillo. Peccato che negli ultimi 20 anni più ricerche hanno dimostrato che la nostra cute ne prepara 40 al giorno. Cioè ce ne sono pronti 40, ne nascono 40 nuovi, dovrebbero andarne via 40, se ne vanno via 100, 80 che sia, c'è qualcosa che non quadra. Qualche anno e poi vedi la differenza, te ne accorgi garantito. Noi sono anni che lottiamo contro tutte queste dicerie, però a volte mi sembra di essere un po' Don Chisciotte che andava contro i mulini a vento, stesso discorso, perché purtroppo anni e anni che tutte queste dicerie vengono dette, ripetute, ripetute ancora, e non è facile trasmettere i messaggi corretti. Però io una cosa te lo posso dire, se anche tu vivi questo tipo di problema e non sai come risolverlo, non sai dove rivolgerti, non sai cosa fare, oppure ti sei già rivolto a qualcuno ma i risultati non sono stati quelli che ti aspettavi, non esitare, contattaci. 0371 898900, questo è il nostro numero di telefono. Ti prenoti una consulenza e noi ti spiegheremo sia tutto quello che ti sta succedendo, ma soprattutto quello che puoi fare per rimediare. Oggi la caduta dei capelli si può fermare, e non col pavimento, ma si può fermare realmente. Come dicevo prima, la bacchetta magica non esiste, non ce l'ha nessuno,
sono percorsi lunghi, sì. Sono percorsi che li fai una volta nella vita e poi non devi più farli? No, sono semplicemente dei sistemi che, utilizzati in maniera corretta, tolgono dalla pelle tutto quello che causa la caduta senza nessunissima controindicazione. Punto. Facile. Se decidi di venirci a trovare, noi siamo in via Cesare Battisti al 20/1 a San Colombano al Lambro. Ripeto il numero di telefono: 0371 898900. Ti aspettiamo, ti auguro un buon weekend, una buona serata, un buon weekend e ci vediamo mercoledì a mezzogiorno con una nuova diretta. Ciao a tutti!